Era il 13 luglio 1916, quando sull'aeroporto di San Pietro in Campo atterrò un Codron G4 con a bordo il sottotenente Natale Palli di 21 anni. Durante la sua permanenza a Belluno, assieme a piloti del calibro di Finzi, Massoni, Sarti, Galetto, scrisse una delle pagine più importanti dell'aviazione italiana nella Grande Guerra. Il volo sulle nostre montagne, seppure pericoloso, era affascinante. Così Palli scriveva alla madre: «In questa zona si fanno voli grandiosi. Restiamo di solito per 3 ore in aria e quando ritorniamo siamo veramente stanchi, sia a causa dell'alta quota, da 4 a 5.000 metri, sia a causa del vento e dei monti che provocano gorghi e vortici pericolosi». Fra le tante ricognizioni effettuate spiccano quelle del 23 gennaio 1917, quando Palli e Ferretti si portarono fin sopra Brunico e Tures. O il 24 aprile, quando Palli, Finzi e De Claricini volarono per 3 ore sul territorio nemico, dalla Marmolada all'Adamello, un vero record. Il 24 maggio ancora Palli e Ferretti attraversarono e fotografarono l'intero Trentino, giungendo ad atterrare a Castenedolo, presso Brescia. Ma il suo volo più famoso resta senz'altro quello del 9 agosto 1918. Con a bordo Gabriele D'Annunzio, compì il raid su Vienna alla testa della squadriglia La Serenissima. Un'epica impresa dove il ruolo in essa avuto da tanti piloti fu frutto di esperienze maturate, volando a lungo sulle Dolomiti nella gloriosa 48esima squadriglia di stanza all'aeroporto di Belluno.